Benvenuti in questo altro mukbang. Non ce la faccio mai a dirlo. Questa in realtà è una seconda parte del video che abbiamo fatto l'altra volta. Te lo ricordi? Dato che abbiamo ancora del cibo, dato che siamo già truccate e non abbiamo voglia di ritruccarci poi un'altra volta, abbiamo deciso di fare un secondo mukbang. Però nel dubbio scriveteci nei commenti quale prossimo argomento volete e soprattutto quale altro cibo dobbiamo mangiare al prossimo mukbang. Qualsiasi, Padre di toro, rane, lumache. Non voglio, le rane sono di pollo. Io sono pionista, sono tina cipollari. No. No. Ecco. Ma tu la sai la teoria quella di Mandela? Prima di vedere questo video, ok? E questo ne ho parlato con la Ceci in un suo video. Se voi doveste pensare al tizio del Monopoli, il signor Monopoli, quello che c'è sulla confezione, voi come ve lo immaginate? Ma soprattutto, al monocolo? O non ha il monocolo? Non ha il monocolo. Al monocolo, no? Io mi ricordo che ha il monocolo. Cioè, okay. Proprio se dovessi dire. Scrivetemi nei commenti se secondo voi ha il monocolo o non ce l'ha. Altra cosa che mi scrivete nei commenti. Pikachu. Sono una dittatrice. Pikachu ce l'hai. Io che colore era quella? Sì. Giallo con la punta nera. Gialla con la punta nera? Io mi ricordo gialla con la punta nera. Sei sicura di questa cosa? No, ma mi ricordo gialla con Scrivetemi nei commenti come vi ricordate Pikachu. In realtà io sapevo già le risposte. Ah, la sai già. Le so già, però devo essere sincera e dire ancora adesso. Io mi immagino quello. Mi immagino quello. Io anche. Allora, ora che avete scritto nei commenti, in realtà il tizio del Monopoli non ha il monocolo. Cosa che è assurdo. Pikachu non ha la punta nera. È la base. Che è la base della coda che è marrone. Ah, marrone, ok. Cioè, raga, sta cosa è assurda. E questa si chiama effetto Mandela. Ed è la teoria dei falsi ricordi. Cioè che tutti ci ricordiamo una cosa, in realtà è un'altra. Perché si pensa questo? Ci sono diverse teorie. Una delle quali è che noi stiamo vivendo in una simulazione, ok? Siamo i Sims noi. Esatto. E quindi le persone che stanno effettivamente controllando tutto quello che è questo mondo, nel codice, il codice fonte di questa terra, prima avevano scritto che Pikachu aveva la coda di un certo tipo e il tizio del Monopoli aveva il monocolo. Dopo un po', per qualche motivo, hanno deciso di cambiare il codice. Oppure è successo qualcosa per cui è cambiata questa cosa. Ti spiego perché esiste questa teoria, secondo me. Abbiamo bisogno di spiegazioni a tutto, motivo per cui esiste la religione, spoiler. Ma semplicemente è legato a una falsa percezione, cioè è una cosa mentale, un meccanismo mentale di ricordo. Effettivamente è strano, però secondo me è una cazzata. Però se vivessimo effettivamente in un gioco di simulazione tipo The Sims, si spiegherebbero molte cose della mia vita. No? Concordo. Con questo soprattutto. Sì, sì. Quindi secondo te viviamo in una simulazione o no? No, secondo me no. Però ci sta che tante persone lo pensino, perché si ha sempre bisogno di una sorta di rassicurazione. Secondo me proprio non c'è un qualcosa di più grande sopra di noi. È così, è una serie di casualità. Io invece non sono d'accordo. Io penso, però lì poi si va in un argomento veramente religioso che non voglio assolutamente trattare. Penso che ci sia assolutamente qualcosa di più grande. Dai. Di noi. Sì. Non se lo vuoi. Qualcosa di più grande, no? Che non dico che controlli il tutto, ma che abbia una certa influenza. Tipo? Un uomo? Un'entità astrale? O nulla. Cioè, madonna, raga, adesso vi tiro fuori la teoria della vita. Allora, l'altro giorno, e con l'altro giorno intendo mesi fa. Ma che schifo, amo. Fai vomitare. Stavo sentendo Cesca. No, non so come. Mi manda questo link della teoria dell'uovo. Questo video che spiega la teoria dell'uovo. Che dice? Che le galline comandano il mondo. No. Pordenone. No, quella un'altra. Che praticamente noi siamo la reincarnazione di noi stessi in più persone. Cioè, tutte le persone che tu incontri per strada, sei tu reincarnato in quella persona in diverse momenti. Dato che il tempo, la cosa che ci siamo, però in un universo non esiste il concetto, no? Scusa, sono bionda un attimo. Tipo nulla. Tu sono sempre io, ma reincarnata in te. Quindi è come se io stessi parlando con me stessa, ma reincarnata in un'altra persona. E tutte le persone al mondo sono sempre, è sempre un'unica persona. Anima. Esatto, che si reincarna milioni di volte. Quindi Adamo, io sono Adamo ed Eva? Sì, cioè secondo me la cosa carina da pensare è che se io sono tutte le persone che si sono reincarnate, ok? Io sto parlando con te che in realtà tu sei me, ma... e quindi io devo essere gentile con te, perché in realtà tu sei me in un'altra
veste. Sono bionda di nuovo, scusa. Che quando sono nata era già morta. Si reincarna a me ha un senso perché sei reincarnata perché è morta. Come cazzo fai tu a reincarnarti in me? Sei viva. Perché il tempo e lo spazio non esistono. Ti e devo fare vedere. Morta? Allora, vi linko il video qua sotto. No, linko il video qua sotto. Non lo guardiamo. No. No, guarda, è bellissimo. Ho paura. Lasciami darmi incertezza, ti prego. Oh no, in inglese. Minchia. A me piace un casino sta teoria. È venuta un'ansia tremenda. La prendo in considerazione, ma tutto un po' troppo forzato. C'è l'omino che ti dice tu. È per spiegarti la teoria. Vabbè, gli alieni invece esistono. Sì, non siamo le uniche forme di vita. Secondo me sì, nel senso che l'universo è talmente grande che mi sembra molto improbabile, non dico impossibile, però improbabile che non ci siano altre forme di vita oltre noi. E secondo te come che forma hanno? Secondo me, allora, o sono già in mezzo a noi in una forma che noi riconosciamo come oddio normale, ma che in realtà, cioè ad esempio i cani o i gatti. I gatti, i gatti secondo me sono alieni, ma anche di secondo me i gatti sono alieni, ma totali, delle specie di insetti o di piante o che cazzo ne so. L'hai mai vista La piccola bottega degli orrori, che parla di una pianta che in realtà è un alieno? È bellissima, è stupenda, una roba assurda. Se voi lo guardiamo si sarà molto bello. Salve vecchietta sul terrazzo che sta facendo crescere le piante. La signora, è un alieno. Oh mio Dio, ma ti immagini? Il capo degli alieni, la signora. Ti immagini se i vecchietti fossero tutti alieni? Tipo una certa nella vita vieni risucchiato da un UFO. Mm-hmm. Ed ecco perché i vecchietti diventano più buoni. Se sei rovese diventi ancora più cazzi. Una macchina trita coglioni. Perché ti vedono più buoni? Perché vengono aspirati dall'UFO. Altrimenti sono vivi, cioè sono esseri in una forma che noi magari non possiamo ancora neanche concepire o non possiamo assolutamente immaginare. O magari sono, che ne so, alieni ma con le nostre, a nostra immagine e somiglianza, in universi paralleli, con spazi e tempi diversi. Vabbè. Secondo voi ci sono gli alieni? Scrivetecelo nei commenti. Non salutare l'alieno, per favore, che ci viene. Hai ragione. Cazzo. E la Terra è piatta? No, la Terra non è piatta, ci sono le immagini dei satelliti. Che ne sai che non sono fatte con Photoshop? Dai, ma per favore, no. Cioè, no, ad esempio, non scherziamo su queste cose. Quando ti cade qualcosa, cade, non è che rotola. C'è la forza di gravità. La geografica è piatta. Eh sì, esatto. Cioè, nel senso che parte dall'America, arriva fino in Australia. E poi basta. Però, cioè, tra l'Australia e l'America, esatto. Fai non, così, Australia non puoi America, fare il giro, no. Devi tornare. No. Capito. Infatti il mare è da certa, ci sono le colonne, come si chiamano, colonne d'Ercole. C'è Ercole lì così che le tiene, che dice, porca qualche puttana, centinaia di pensano. Sì. Ma cosa dicono sulle antenne? Che tipo dirottano i segnali per gli alieni? Che cazzo, che uccidono gli uccelli? Ma non lo so, non mi sono informata a riguardo. Però quello che so è che il vaccino ti cambia il DNA. Sì. Che diventa da DNA deficiente NA, diventa rincoglionita NA. Quindi. Esatto, ma infatti poi, perché poi quando ti fai il vaccino diventi automaticamente schiavo di Bill Gates e Steve Jobs, che è morto ma in realtà non è morto, insieme schiava, a Michael Jackson e anche Elvis, schiava anche delle case farmaceutiche. Esatto, perché praticamente quando tu ti fai il vaccino in realtà l'hanno inventato Michael Jackson, Elvis Presley nella loro isola, in cui in realtà non sono morti ma sono andati lì per togliersi un po' dalla società, no? L'hanno inventato lì ma vogliono dominare il mondo, così che le persone Michael si Jackson dimenticano Elvis Presley, le persone si dimentichino della loro esistenza, così almeno possono vivere di nuovo tra di noi. Senti un attimo, guarda, lì c'è un terrazzo. Buttati. No. Gentilmente lanci di sotto, così togliamo un inutile peso a questa società. Cosa dici? Secondo me dal terzo piano comunque mi faccio tantissimo male, ma non muoio. Sì, anche secondo me, tipo ti spacchi qualcosa e rimani rotolante. Un po' così, però. Ma vedi, io mi sento male. Ciao, raga, buona basta, giornata. Così, ma che cazzo di cosa abbiamo parlato? Non abbiamo parlato di niente, scusa.